Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con il favore delle tenebre di notte, a mezzanotte e mezza, no? L'ora di Dracula, ha firmato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato appunto il documento, ma vedremo che cosa c'è dentro. Vedremo dentro questo documento. Quindi, al termine di una giornata di vertici, tensioni, riunioni, litigate con le regioni che gli hanno fatto cambiare poi tutto, si sono inalberate, offese, l'esecutivo ha finalizzato, l'esecutivo è il governo, il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, col quale si punta a limitare la diffusione del Covid-19, il famoso coronavirus SARS-CoV-2 in Italia. Dopo pochi giorni, dopo una settimana dall'ultimo DPCM, quello del 25 di ottobre, adesso il 3 di novembre, o almeno il 4, dopo pochi minuti dalla fine del 3 di novembre, viene firmato il nuovo DPCM. Al termine della riunione tra il Premier Giuseppe Conte, i capi delegazione della maggioranza, il Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. La conferenza stampa del Premier, a quanto si apprende, dovrebbe tenersi nella giornata di oggi, non si sa a che ora. Nel provvedimento sono presenti sia le norme valide su tutto il territorio nazionale, sia delle norme che varranno a livello regionale. Quindi c'è un regime differenziato che divide l'Italia in tre fasce. Ci sarà chiamiamola la prima fascia, la fascia verde, dove ci sono in vigore solo le restrizioni a livello nazionale. Poi ci sarà la seconda fascia, chiamiamola per comodità la fascia arancione, dove ci saranno delle misure restrittive in più di quelle su tutto il territorio nazionale. E poi ci sarà la terza fascia, quella rossa, dove le misure saranno molto più restrittive della seconda fascia e quindi oltre alle misure che ha tutta Italia, ci saranno delle misure veramente restrittive perché nella quarta fascia si è in zona praticamente 4, l'ultima è la più grave, dove si reputa l'epidemia ingestibile, ormai incontrollabile, va per conto suo. Quindi nella terza fascia, quella chiamiamola da semaforo rosso, a questo punto la regione troverà anche dei lockdown, se non un lockdown totale. Ma adesso vedremo perché. Chi stabilisce dove sta la regione? Sta nella zona da semaforo verde, da semaforo arancione, da semaforo rosso? Lo stabilisce un numero. Questo numero viene dato da tre fasce di rischio, quindi da 21 parametri. Quindi ci sono 21 parametri che si moltiplicano fra di loro, alla fine danno un numero, o si sommano tra di loro, alla fine danno un numero. Quel numero indica dove si trova la regione? Se si trova nella zona verde, zona arancione, zona rossa. Prima di passare da un livello all'altro, prima di salire da un livello all'altro, la regione deve trovarsi per almeno 3 settimane con i numeri della fascia più alta. Quindi mettiamo che una regione nella zona da semaforo verde, che poi verde è un po' ingannevole perché comunque lì ci sono le restrizioni a livello nazionale del DPCM. Chi si trova la regione che si trova nel semaforo verde, se per 3 settimane avrà dei dati da semaforo arancione, passerà automaticamente dopo 3 settimane al semaforo arancione, dove ci saranno non solo le restrizioni a livello nazionale, ma anche quelli di quella fascia. Poi, una regione, se deve passare dalla zona arancione alla zona rossa, deve avere dati da zona rossa per almeno 3 settimane. Allora, alla terza settimana automaticamente passa nella zona rossa. Quindi non ci sarà più nessun governatore che deve telefonare, scrivere, mandare una lettera,
E poi il magistrato che chiede: ma come tu la lettera l'hai mandata, un'email certificata? Cioè, per evitare tutto questo, ci saranno dei passaggi automatici, le regioni salgono, scendono ed escono da queste zone in maniera assolutamente automatica, senza più l'intervento del presidente di regione che deve chiedere a Conte, Conte non risponde, dice fai tu, no, facci lei, no, faccia lei, facciamo tutti insieme. Ecco, tra le poche modifiche apportate tra la bozza del decreto e la versione finale è quella sui parrucchieri. Restano aperti anche nelle zone che rientrano nello scenario 4, a dispetto di quanto previsto nella bozza del pomeriggio. Quindi il parrucchiere diventa essenziale. Probabilmente si sono accorti i ministri e Conte dice: io dovevo tagliarmi i capelli a marzo, ho dovuto davanti allo specchio tagliarmeli con la forbice. Quindi il parrucchiere rientra nelle attività strategiche del paese, le attività essenziali. Esulteranno i parrucchieri sul divano che saltano. Vedete a che livello siamo arrivati, che un parrucchiere deve saltare sul divano perché gli consentono di stare aperto. Qualunque cosa succeda, lo scenario 4 è il peggiore, quello dove il virus è assolutamente fuori controllo, ingestibile. Intanto le norme entrano in vigore dal 5 di novembre, quindi ci sono 24 ore di tempo. Giuseppe Conte ci ha dato 24 ore, che buono che è, com'è umano lei. Quindi lui il 4 mattina firma queste cose, ma rientrano in vigore a mezzanotte e un minuto del 5 di novembre, 24 ore esatte dopo il proclama alla nazione. Nonostante nel decreto si spieghi che le norme valide nelle diverse regioni saranno prese d'intesa con il presidente della regione, i governatori avevano inviato al governo una lettera chiedendo che venisse instaurato da parte del governo un contraddittorio per l'esame dei dati con i dipartimenti di prevenzione dei servizi sanitari regionali, prima dell'adozione degli elenchi delle regioni da inserire nelle zone rosse, che contestualmente all'emanazione del DPCM vengano definite l'ammontare delle risorse unitamente alle modalità e ai tempi di erogazione delle stesse, con le quali si procede al ristoro delle attività economiche danneggiate. Il governo ha fornito garanzie su entrambi i punti prima della firma del DPCM, ma sembrerebbe che le regioni stiano gridando che è stata violata l'accordo con loro. Adesso nel prossimo video vediamo quali sono una per una le norme di questo nuovo DPCM del nostro Giuseppone Conte. Grazie per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, siamo anche in Facebook, Instagram e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.